Ciao, sono Frankie e da poco abito in una catapecchia. Vi starete chiedendo come mai il mondo si trova in queste condizioni e come mai non c'è la ridente giornata soleggiata e cittadina? Beh, il motivo è semplice. Un devasto nucleare ha distrutto l'intero mondo e io con il mio... cane? Andrò a salvare il mondo in lungo e in largo, il tutto con una tutina da Power Ranger. Vi sembra male come trama? Eh? Eh? Guardate il mio sguardo. È così fiero, pieno di coraggio, pieno di virtù e... sì, dietro ci sta tipo un generatore strano che non so neanche io come funziona. Con questa voce e con questo grande coraggio vi invito fin da subito a lasciare una marea di mi piace e di commentare, perché se questo video riceve grande supporto usciranno altri fantastici... Oh mio... Che cos'è quel... Che cos'è quel... Pallone? Vabbè, l'ho preso. Vai a Diamond City. Ma che... Se... Ma che mi state dicendo? Scusatemi, ma io mi devo fare praticamente tutta la mappa, sì, cioè, no, per favore, eh. Ed eccola qui, la mia ridente cittadina. La lascio, la abbandono, ma so che quando tornerò sarà piena di grandi virtù. Non ci sono molto convinto, però proseguiamo. Il mio cane si chiama Dogmeat. Non è un nome che gli ho scelto io, ma... Ehi, gioco ce lo scegli. E allora proseguiamo. Proseguiamo per questa strada che sono sicuro ci porterà dritti per dritti a Diamond City. Tag si trova in mezzo alla mappa di gioco e che per raggiungerla dovrò almeno donare mezzo rene. Qui troviamo resti di un qualcosa di veramente schifoso che io non voglio assolutamente vedere. Concord. Schettino era passato di qua. Ma passiamo per questa strada. Ricordo. Sì, ricordo. Qui non ci sono mai stato. Tempo. Vedo qualcosa all'orizzonte. Dei tubi? Degli impianti elettrici? No. Nulla di tutto ciò. Una casettina. Sarà la casa del futuro? La casa del passato? Ma guardate che salto atletico che ho fatto. E oppela. E oppela. E arioppela. Non vi do un cazzo, spacciatori. Lo sapete cosa ha fatto quella merda a mio figlio? Li ha comprati di sua iniziativa, Trudy. Non è colpa nostra se ci è rimasto sotto. Non costringetemi a venire lì a spararvi. Aspetta. In testa. Allora, la situazione è grave. Quanto pare volevo smettere di narrare. No, rilevato no. Devo smettere di narrare. Ma a quanto pare la situazione si è fatta interessante. Sono dei banditi. È meglio che agisca in fretta. Fammi tirare fuori il mio super robottone. Questa è l'arma del futuro. Con questa li ucciderò in men che non si dica. Adesso devo fare sguitte sguitte sguatte. Dovrò avvicinare a loro in silenzio per poi ucciderli con un grande colpo di classe. Ma ehi, non vi prometto niente. Scusatemi se uso... Scusatemi, perché io una volta... Avevo, eccolo qua, coltello a serramanico, regà, ma proprio... Sì, manco Assassin's Creed farebbe così. Vai, vediamo. Ehi, calma, uomo del Vault. Questo non ti riguarda. Che succede qui? È solo una questione di affari, chiaro. Trudy è in debito con me. Ho provato a ragionare con lei, ma sembra che debba riprendermi quello che mi spetta con la forza. Vuoi fare soldi facili? Aiutami. Mi farebbe comodo qualcuno che ci sa fare con le armi. O magari riesci a farla ragionare. Sono sicuro che riuscirò a farla ragionare. Le parlerò. Magari riusciamo a trovare un accordo. Lo apprezzo molto. Se le cose vanno male, ti aiutiamo noi. Perfetto, io vi volevo uccidere, ma va bene. Ma niente, ragazzi. Scusatemi, non la stavo mettendo questa... E non puntare le armi ai nostri fantastici amici. Senti, Trudy, ti parlo. Scusa. Ok? Ho visto che parlavi con quel venditore di veleno. Beh, sappi che non vedrà un soldo. Ascolta, gli devi dei soldi. Se li paghi, la finiamo qui e ne usciamo tutti senza un graffio. D'accordo, pagherò. Ma quello stronzo non venderà più neanche una goccia di getta a mio figlio. Brava. Abbiamo risolto una pacifica situazione. Per il resto io me do.